cosa fai? Uomo solo che passi ogni notte guardando nel vuoto. Dove vai? Cosa fai? M'hanno detto gli amici del bar che nascondi un segreto. Sul nudo marciapiede si specchiano le luci indifferenti della città. Chi cerchi nella notte insegui sempre un'ombra che non ha volto. Chi mai sarà? Dove vai? Cosa fai? Uomo solo che passi ogni notte guardando nel vuoto. Anche tu, come me, hai nel cuore un nome di donna e nascondi un segreto. Avete visto un cane nero con una scarpa in bocca? Che? Ma sì, il mio cane mi ha rubato una scarpa. Ah, e come ha fatto? Uffa! Ehi, bambini! Signore! Signore, scusatemi! Avete visto un cane, un barboncino nero? L'assassino ha usato un pugnale, un coltello, qualcosa di simile. Credo che la morte sia stata quasi istantanea. E a quanto tempo può risalire? Non posso dire niente per il momento, ma è possibile che risalga da alcune ore. Dovrebbe avere perduto molto sangue perché gli abiti erano tutti intrisi, eppure sul terreno abbiamo trovato solo qualche traccia. Come lo spiegate? Non lo so, forse dovremmo esaminare meglio il terreno. Certo, le tracce di sangue dovevano essere più consistenti. Va bene, farò fare altre ricerche. Io ora vado con l'ambulanza e domani avrete il mio rapporto. Sì, il rapporto, grazie. Buongiorno, salve. Arrivederci. Puoi andare, Frank. No, giù. Seduti si parla meglio, no? Già. Dunque voi state sempre qui, immagino. Quando non piove. L'avevate mai visto prima, l'uomo che è stato ucciso? Allora, l'hanno ammazzato. Già. Pugnalato alle spalle. Poveraccio. No, io...
Io non l'avevo mai visto. Quella ragazza ha detto che c'erano altri due uomini. Probabilmente sì. L'assassino e il suo complice. Ah, sì. E voi non li avete visti? No, io mi ero addormentato. È stata la ragazza a svegliarmi. E lei come sta? Oh, niente di grave, solo un po' di spavento. Ah. Sì, a quest'ora l'avranno già riaccompagnata a casa. Meno male. E la scarpa l'ha ritrovata? Sì, l'abbiamo ritrovata noi. Mackenzie, finito coi rilievi? Sì, finito, ma niente di importante finora. E allora rientrate, io vi raggiungo fra poco. Bene, tenente. Ciao, Scott. Salve. Andiamo. Allora, non volete fare proprio niente per noi? Io? Se posso fare qualche cosa... Ecco, venite con me. Sì, ma la mia roba... Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Mills, provvedi tu, Lial. Dunque, voi qualche cosa per noi potete farla. Certo. Ronnie? Eccomi. Hai la patente? Certo. Portalo in centrale. Subito, sergente. E naturalmente si è provveduto ad effettuare le opportune ricerche, ma le perplessità sono ancora le stesse. Chi è l'uomo assassinato a New Park? L'interrogativo non ha ancora trovato una risposta. Ieri, come noto, sul fondo del ruscello che scorre attraverso il parco, è stato trovato un pugnale che si ritiene sia stata l'arma del delitto. Ma l'inchiesta non ha registrato altri progressi. Le ipotesi avanzate da alcuni giornali sono state definite fantasiose dal comando di polizia. L'abito di ottimo taglio con l'etichetta di una nota sartoria di Parigi che la vittima indossava è ancora il punto di partenza di molte disinvolte induzioni sulla sua nazionalità e sulla condizione sociale. Ed ecco una foto della vittima trasmessaci dalla polizia. La presunta età della vittima era di 55 anni, altezza 1,80, corporatura robusta, occhi scuri. Chiunque si ritenesse in grado di fornire notizie utili alla identificazione è pregato di telefonare alla centrale di polizia, Barbados 2222. San Diego, questa mattina sulla pista di Flower Hill è stato sperimentato un nuovo tipo di macchina elettrica. Sei tu, Rosy? Sì, Nelly, sì. Presto, aiutami prima che finisca tutto in terra. Meno male che non mangiamo mai a casa. Guarda qui che roba. La bottiglia di sherry te la mandano le amiche del magazzino. Erano tutte emozionate per quello che ti è successo. Non si è parlato d'altro oggi. Anche quel gelato di limone del principale ha chiesto come stavi. Beh, che ti prende? Direi che sono stati carini, no? O ti sembra poco una bottiglia di sherry? Domani li ringrazierò, va bene? Guarda, è questo quello che mi fa rabbia. Senti cosa hanno scritto. Mary Fair, la ragazza aggredita nel parco, contrariamente a quanto ha dichiarato alla polizia, è in grado di identificare l'assassino. E sai chi l'ha detto? Quel vecchio. Allora non è vero che dormiva. Ma certo che dormiva, e come? Non ha visto nulla di nulla. E guarda cosa va a inventare. Adesso sai, quelli della polizia mi richiameranno e vedrai tu le storie. Ma no, con tutto quello che hanno da fare, figurati se pensano ancora a te. Ci dovevi essere quando mi interrogavano. Hai sentito? Ferma lì. Lascia stare quel telefono e non voltarti né tu né lei. Certo che mi piacerebbe riguardarvi in viso. Che credete, io sono un uomo giusto. Ma ho sbagliato mestiere. E quando si sbaglia mestiere... Che volete da noi? Io niente. Ma ho un amico... Beh, così per dire, il quale vorrebbe sapere come stanno realmente le cose. Insomma, cosa significa quel discorso che sta sul giornale. Ecco. Questo. Vedo che l'hai letto. Poi dico a te, che eri nel parco con me. Mary, mi pare. Ferma lì! Non complichiamo le cose. Anch'io sono uno che lavora. Andiamo, dammi una mano. Io l'ho già detto alla polizia. Non sarei in grado di conoscere nessuno, né l'uomo che era vicino. Ah, al cadavere, si sì, dice. Sì, quello. Né quello che mi ha aggredito. Beh, mi direi mica che ti ha fatto del male. Oppure
È stata una cosa delicata o no? Insomma. Se qualcuno ti mettesse davanti una fotografia per identificarli, tu niente. Niente. Niente, perché niente è la verità. Ecco, ecco, lo dicevo io che quel vecchio aveva un'aria rimbambita. È un bugiardo. Attenta, se fai un altro scherzo finisce male. Io mi guardavo nello specchio. Chiudi gli occhi, invece, e riaprili solo quando me ne sarò andato. E se proprio vuoi sapere chi sono, te lo dico io. Sono Babbo Natale. Ecco qua. $1,000, fermali e... stai tranquillo, denaro buono. Servirà a farvi dimenticare quello che è successo nel parco. E anche questa mia visita, d'accordo? Sì, d'accordo, ma non c'è bisogno di denaro. Come sarebbe a dire? Altro che se ce n'è bisogno. Oh, bra, 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 ecco. Ecco, sei un po' troppo curioso, però vedo che sai ragionare. Il denaro serve, eh? Serve sempre, e a tutto. Anche a dimenticare. Chiaro, no? Il denaro è qui, sul tavolo. Ferma lì. Senza fretta. Date un'occhiata al muro. Ecco così. Salve ragazzi. Speriamo che non sia la fase. Addio, $1,000. Pronto, Norton? Attenzione, può fuggire dall'altra parte. Bloccate l'altra uscita. Sono una bella somma. Sì, ma ora che succederà? Prendetevi una bella vacanza. Un mese lontano da qui vi farà molto bene. A voi e alla vostra amica Rosy. Beh, con $1,000 vi potete divertire, no? $1,000? Ma allora voi dite che... Certo, questo è denaro vostro. Io credevo... No, spendetelo, poi se qualcuno reclamerà, vedremo. Prima partite meglio è. Certo, partirò oggi stesso con la mia amica Rosy. Brava, oggi stesso. Buon viaggio e mandatemi qualche cartolina. Ve ne manderò una al giorno. Grazie. Scusatemi. Miz, controlla che nessuno la senta. Questo pugnale è stato ritrovato nel ruscello del parco. Gli esperti dicono che è l'arma del delitto. Lo riconosci, Warren? Io non l'ho mai visto.
L'avevi tu o l'altro che stava con te? Decidi, Bor, o sei tu l'assassino o sei il complice. L'avevo già detto, nessuno è ucciso. Già, uno ad ammazzare e l'altro a guardargli le spalle. Qual è stata la tua parte? Scommetto che facevi il pallo. No, io non facevo niente, passeggiavo. Nel parco si va per passeggiare. Perché hai pagato $1,000? Perché? Ma non era mio il denaro, mi hanno detto di consegnarlo. Chi te l'ha detto? Chi? Avanti, volo! Uno che non conosco. Mi ha dato i soldi e io li ho consegnati. Fuori il nome, volo! Basta così, Scott. Otto, una finestra. Voro, io non ti capisco. Eh no, eri molto più ragionevole, Ted. Ti abbiamo sorpreso mentre uscivi dalla casa di quella ragazza dove eri andato a portare del denaro per comprare il suo silenzio. Ma come speri di uscirne, eh? Ah, non lo so, ma non mi potete accusare di omicidio. Infatti. Però mi credete complice dell'assassino. Nemmeno. Ma allora perché sono qui? Ma io aspetto che tu mi aiuti a capire. Io so soltanto che tu e un tuo amico l'altro giorno siete andati al parco, diciamo, a passeggiare. Poi è stato scoperto un cadavere e voi siete fuggiti. Il giorno dopo tu sei andato a casa di quella ragazza, Mary, perché ti aveva visto e tu volevi comprare il suo silenzio, come vedi. Ne so troppo poco. No? Se invece tu mi aiuti a capirlo, puoi calarti. Questo loro prima non me l'hanno detto. Ah, invece adesso io ho i miei buoni motivi per dirtelo e ricordati, io mantengo sempre fede alla mia parola, lo sai bene. Allora. Beh, l'altro giorno io ero andato nel parco per accompagnare un tale, avevo un appuntamento. Con chi? Proprio con quello che hanno ammazzato. Sì, sì, era al posto dell'appuntamento, però era morto. E poi? E poi niente, siamo fuggiti. E in certe circostanze è sempre meglio fuggire, no? Poi, quando ho letto quella notizia sul giornale, io sono andato dalla ragazza per assicurarmi che non avrebbe parlato. All'uscita c'erano gli agenti che mi aspettavano. Io dovevo capirlo che era una trappola. No, è che... Chi era l'amico che accompagnavi? È uno che mi dava lavoro e che non me ne darà più se io parlo. Invece parli? Se no come posso aiutarti? Dunque. Ayman. E l'uomo che è stato ucciso? Ah, non lo so. Ah, no? No. Non so né chi era né perché Ayman doveva incontrarlo. Ah. Voi mi conoscete, no? Sono uno che non conta, io lavoro a cottimo, per chi mi capita, e meno ne so meglio è. Dunque, Ayman, ed è stato lui che ti ha dato il denaro per quella ragazza? Certo, regali da $1,000, io non li ho fatti mai. Sono modelli della collezione Sport al Sole. Ne abbiamo previste alcune variazioni nei tessuti che vi ho mostrato. All'occorrenza possiamo crearne altre. Sì, una buona linea, stravagante, polemica. Preferisco queste soluzioni a quelle che mi avete mostrato l'altro giorno. Idee nuove, di rotture. È questo che occorre. L'America è un paese imprevedibile per la moda. Un po' fa carnevale, un po' quaresima. Abbiamo cercato di adeguarci. La vostra è una piccola iniziativa, un tentativo isolato. Per farlo diventare importante non c'è che la pubblicità. Da una parte qualcosa di nuovo, qualcosa che vale. Dall'altra un vantage per convincere che vale. Secondo voi, dunque, una eventuale affermazione dipende soprattutto dal lancio pubblicitario? Infatti. In America solo se seminate danaro raccogliete danaro. Anche le buone idee senza danaro non servono a niente. A meno che non passino in mano ad altri.
che hanno danaro. Nel caso, è solo un'ipotesi, si intende, nel caso che il finanziamento promesso venisse a mancare, non pensate che potremmo trovare qui altre forme di collaborazione? Vedete, personalmente io non ho alcun interesse a tornare in Europa e se mi offrissero dei vantaggi consistenti... Non so, io mi occupo solo di pubblicità. Ah, lo so, ve lo chiedo soltanto a titolo amichevole. In questi giorni mi avete mostrato molta cordialità. Al momento non ho suggerimenti utili da darvi. Ma poi non capisco il vostro pessimismo. La principessa Kandinsky mi ha assicurato che in ogni caso avevo una soluzione di ricambio. Ah, certo. Se potessimo affrettare un appuntamento, non vorrei arrivare in ritardo. Solo due modelli ancora, vado a sollecitare. Fatevi dare anche i disegni. Va bene. Nerov, i modelli, Nerov. I tuoi e quelli di Elsa. Presto, il signor Stassenford ha fretta. Subito, contessa. Ecco i disegni, signor Stassenford. Grazie. Mica male. Sbaglio, questo è il comandante dello yacht. È lui, ma non glielo dite. È molto suscettibile. Capisco. Sbrighiamoci, Nerov, non abbiamo molto tempo. Vado. Ah, siete già pronti, venite. Vediamo. Come vi ho accennato, completano la serie passeggiata a mare, tinte accese e cappellini da monello. Sì, la linea che preferisco. È questo che ci vuole, qualcosa di provocatorio che prepari il terreno alla pubblicità. Capisco. Andiamo. Ora vorrei sapere al più presto su quali basi finanziarie mi posso muovere, così appena avete novità... Le ho io. Oh, Olga. Buonasera, principessa. Ti dispiace se ci vediamo dopo, Jean? Figurati, ho giusto da fare con le ragazze. Signorina. Avverti anche gli altri, che devo parlarvi. Va bene. Temo che stiate perdendo il vostro tempo, Stassenford. Cioè? Cosa intendete dire? Il nostro defilé non ci sarà. La società non ha i mezzi per nascere. Ma se voi... appena ieri sera... Vi dicevo che c'era una buona speranza, lo so. E invece era soltanto un'illusione. Stanotte ho giocato alla roulette e ho perduto. $20,000, tutto quello che mi restava. Avrei dovuto vincerne almeno 200,000. Era questa la somma che serviva, mi pare. Intendete dire che il finanziamento dipendeva ormai soltanto da una vincita alla roulette? In certi casi bisogna seguire l'ispirazione. Mi sentivo di giocare e ho giocato. Purtroppo ho perduto. Ma è enorme. Incredibile. Ancora ieri davate la cosa per certa solo perché pensavate di vincere alla roulette. Ma non c'è un filo di buon senso in questo. L'ora del buon senso è già scaduta, mio caro Stassenford. Il finanziatore doveva essere Müller. E sapete quanto me che è praticamente scomparso. Dovevo pur tentare qualcosa per trovare il denaro. Sarebbe stato molto meglio cercare Müller, anziché sedersi a un tavolo da gioco. Se Müller non è tornato, significa che non ha trovato il denaro. È fatto così. Invece di venire a bordo dello yacht e dire di no, probabilmente è tornato in Europa per conto suo. Ah sì? Avete davvero uno strano modo di eludere le responsabilità. Perché eludere? Le affrontiamo a modo nostro, con meno clamore e più eleganza. Da secoli ormai i nobili d'Europa perdono regni e fortune. Non sono riusciti a salvare i beni, ma almeno hanno imparato il modo di perdere. E il barone Müller sa bene come si passa la mano quando la fortuna volta le spalle.
È un linguaggio che non capisco, principessa. Temo davvero che abbiamo perso il nostro tempo. Il vostro tempo, Stassenford. Il mio spesso non vale niente. Comunque sarete pagato. Per quanto possa sembrarvi strano, io riesco sempre a pagare i miei debiti. Pagato? È la società che mi interessava. Le sue prospettive. Non un rimborso speso. Stabilite voi l'importo. Non so quando, ma pagherò. È tutto quello che posso fare ormai. Bene. Vedremo. Arrivederci. Arrivederci. Sì, ispettore. Tenente, l'ispettore Grant. Sì, dimmi. Senti, Sheridan. Ho una notizia piuttosto interessante da darti. Abbiamo ricevuto proprio ora il testo di una intercettazione telefonica. Hanno chiamato da un posto pubblico il numero di Coller, uno dei gregari di Hyman, a quanto ci assicura Voron. Dammi. Sono soltanto poche parole. E per niente chiare. Comunque te lo leggo. Appuntamento alle 5 con i brasiliani e con la rana al posto indicato. Pensi che possa servirti a qualche cosa? Questa comunicazione? Appuntamento alle 5 con i brasiliani e con la rana al posto indicato. No, non mi dice niente. Speriamo che il posto indicato sia uno di quelli che teniamo sotto controllo. Ah, io penso di sì. Comunque le autoradio sono concentrate al bivio di Morro. Non sarebbe opportuno farle avvicinare? No, no. Per il momento, almeno. Prima voglio essere sicuro di aver agganciato Hyman e sapere dove è diretto coi brasiliani e con la rana. È meglio aspettare. Bene, come preferisci. Ah, io intanto potrei far leggere il testo dell'intercettazione al nostro volo. Chissà che non sappia capirlo meglio di noi. Che ne dici? Certo, ispettore. Potrebbe essere un'idea. Chiamerò se ci saranno novità. Allora? Mi sono avvicinato fino a un centinaio di metri dal padiglione di caccia. C'è soltanto una ragazza. O almeno ho visto soltanto lei. Molto giovane e molto carina. Potrebbe essere la donna di Hyman. Voron ha parlato di un tipo così. Io l'ho pensato subito. Non è una donna qualunque quella. Ho capito, è carina. E poi che altro hai visto? È uscita dal padiglione ed è andata in garage. Ha portato fuori due macchine. Questo potrebbe essere importante. Una donna sola in giro con due auto. Io penso che tra poco potremmo vedere arrivare qualcuno. Forse Hyman. I brasiliani e la rana. La rana? Già. Dovrebbero riunirsi oggi, secondo un messaggio intercettato al comando. E se la rana fosse un uomo, rana? Cioè un sup. E che andrebbe a fare al padiglione? E chi lo sa? Forse quello è solo il punto di partenza. Dammi. Ma poi dove andranno? Di qua verso il porto? O verso il litorale. Non è davvero facile seguire i movimenti di Hyman. Abbiamo contato più di 10 rifugi intorno alla città. Ma forse oggi abbiamo localizzato i due a cui fa capo. O qui dove siamo noi, o alla villa dove sono Norton e Scott. Dovremmo riuscire a seguirlo. Vai. Qui è Scott. Pronto? Pronto, tenente? Ci siamo spostati dietro la centrale termica della Mullard perché c'è un certo movimento attorno alla villa. Sì, certo. La centrale sta più in alto, tenente. E poi Norton controlla il cancello d'ingresso della villa. Bene, anche se non ci sono novità, ogni quarto d'ora ci teniamo in contatto. D'accordo. Ogni quarto d'ora, tenente. Due uomini, gente di Hyman. Stanno venendo qui. Può darsi che mi abbiano visto. Bisogna far sparire la macchina. Ci penso io. Tu resta qui. Non ti scoprire se non ci sarai costretto. Dai.
Andiamo. Da questa parte non può essere passato. Lo avremmo visto. Forse era un operaio della centrale. Allora era un operaio molto curioso, perché secondo me stava spiando. Che facciamo? Andiamo a dare un'occhiata alla centrale. Ho visto la porta di condizionamento. C'è nessuno. Io me ne torno alla villa. Tu puoi andare. Ci vediamo domani. D'accordo. Avverto Mary. Non ci credeva che stasera sarei andato da lei. Sì, va bene. Ciao. Ciao. Salutamela. Sì. Ciao, Mary. Hai visto che ho mantenuto la promessa? Sì, tra una mezz'ora sarò da te. Gente. Ah, la parrucchiera. Cos'è che ha detto? Ha veduto un uomo che mi seguiva stamane quando sono andato a prendere la macchina in garage. Ma per me aveva ancora sonno la tua Jenny. Eh? Ma no, chi vuoi che si interessi di me? D'accordo. Ma sì, esco adesso. Non è il caso di preoccuparsi. Te l'ho detto che ora passo... Però adesso quando non lo vedono tornare alla villa, che cosa succederà? No, non lo aspettano. Andava a casa sua. L'ho sentito telefonare. Pronto? Pronto? Sì, Scott, sono io. Era ora che rispondessi. Partiamo immediatamente, tra 15 minuti all'incrocio con la statale. Tutto bene lì? Già, tutto bene. Sì, ispettore. Ayman e i suoi uomini sono partiti con due auto dal padiglione di caccia e si dirigono verso la litoranea. Io li seguo con difficoltà. Ti leggo i numeri di targa delle auto. UIX3255 California. CRZ7248 Texas. Sì, ripeti, scrivi. UIX 3255 California, CRZ7248 Texas. Bene, comunicate a tutte le autoradio concentrate al bivio di Morrow di convergere sulla litoranea all'altezza di Pacific Grove e di Pebble Beach. Auto prima e terza pattuglia, convergere sulla litoranea all'altezza di Morrow. Vediamo le targhe delle macchine da seguire. Auto quarta e quinta pattuglia, convergere sulla litoranea.
qui, Olga. Manca Rita, aveva un appuntamento con i suoi parenti. Accomodatevi. Forse non sarà un discorso tanto breve. Müller non mi ha fatto sapere più niente. Quindi, amici, ormai è da escludere la possibilità di un finanziamento. E il tentativo di cui avevi parlato ieri? Fallito. Ah, lo dicevo io. Nel mio oroscopo non ho mai scoperto niente che riguardi la moda. Nemmeno un cappello. O un paio di guanti. Ma non potremmo fare qualcosa? Trovare un finanziatore? Ecco, forse anche Stansenford. Mi è sembrato molto interessato. No, non fino a questo punto. Allora, prima di rinunciare definitivamente, non si potrebbe tentare qualcosa per avere notizie di Müller? Perché? Se lui non vuol darcene. Il suo silenzio è abbastanza eloquente, mi pare. E se non riesci a udire nemmeno il silenzio, vuol dire che sei davvero sordo. Lo dicono al mio paese. Gente saggia al tuo paese. È strano. Quando ci offrirono di fare questo viaggio, l'iniziativa dei modelli era solo una delle tante cose in programma, come la visita all'Empire State Building, le cascate del Niagara. Poi a poco l'abbiamo fatta diventare importante. Troppo, direi. È vero. Sulle prime avevamo scherzato, ma poi durante il viaggio il signor Müller fece quei discorsi. Parlò di finanziamento quasi sicuro e per me... per noi sarebbe stato un bel successo farsi un nome qui in America. Con un'azienda che poteva diventare nostra. Non c'è dubbio che ne avremmo fatta di strada. In America sono ancora così provinciali rispetto a noi. Meno fantasia, meno classe. Bastava cominciare e tutto sarebbe stato facile. Chissà che una volta o l'altra non ci capiti di ripetere il tentativo. Certo, al servizio di questo o di quello, come adesso. Un padrone, uno stipendio, un orario di lavoro. Ma tutto questo lo abbiamo già, Olga, e non ci piace. E non ci basta, capisci? Ma ormai... E io allora? Sono stato disoccupato fin dalla nascita. Questa era la prima offerta di lavoro che mi capitava. C'è dell'altro. Ho ricevuto un cablo da Atene. Il mio amico Skeplich ha bisogno del suo yacht e ci prega di raggiungere Capri più presto possibile. Ma come? Se si era impegnato. Anche questa. E quando dovremmo partire? Fra 4-5 giorni al massimo. Di certo Skeplich ha trovato da noleggiare lo yacht. Disgraziatamente noi siamo suoi ospiti e viaggiamo gratis. Speriamo che non ci faccia finire la crociera sulle scialuppe di salvataggio. Ma così non ci resta più il tempo per fare niente. Poteva almeno preavvisarci con un anticipo ragionevole. Ho già risposto che per la fine del mese saremo a Capri. E gli altri? Quelli che devono venire con noi? Se vogliono ci raggiungeranno entro domenica, altrimenti torneranno in Europa per conto loro. E naturalmente ognuno di voi è libero di fare altrettanto. Rita, non credo che ripartirà con lo yacht. Ha dei parenti qui in città e ha promesso di essere loro ospite per qualche settimana. Come vuole, se preferisce così. Principessa? Che modi. Via os revolveros. Non badate all'apparenza. Sono qui per fare un'offerta. $500,000. $500,000 a chi è disposto ad aiutarmi. E vi presentate con le pistole spianate, solo per fare una simile offerta. Siete piuttosto stravagante. Dovete scusarli, è gente che non conosce le buone maniere. Ma non dovete preoccuparvi per la loro presenza. Non capiscono una sola parola che non sia della loro lingua, il portoghese. Vi ho fatto un'offerta e naturalmente c'è una contropartita. Mi consegnerete i diamanti che il barone Müller ha portato con sé dall'Europa. Sono venuto qui per suo conto. Diamanti? Possiamo solo rispondervi che state farneticando. Lasciate parlare anche gli altri, no? Dunque? Che possiamo dirvi? Non sappiamo neanche di cosa state parlando. Qualcuno di voi lo sa benissimo, ma forse preferisce che gli rinfreschi la memoria. Dunque, c'era un favoloso tesoro in diamanti in Europa, alla galleria d'arte del Casino di Châtel, e adesso non c'è più.
ha attraversato l'Atlantico a bordo di questo yacht ed è scomparso un'altra volta. Vi chiedo di farlo ricomparire, una specie di gioco di prestigio, che pagherò $500,000. Il tesoro di Châtel. Intendete dire quello della donna di quadri? Esattamente, il tesoro della donna di quadri. Un pannello tempestato di diamanti, 52. Vedo che cominciamo a capirci. L'incarico al casino di Châtel dava appena da vivere al barone Müller e così lui ha preso i diamanti. Ha lasciato però delle buone imitazioni. Del resto per i visitatori che cosa conta? È soltanto un gioco di apparenze. E poi chi va al casino si interessa assai più della roulette che non della galleria d'arte. Dunque, tocca a voi ora. Non so fino a che punto abbiate mentito, ma comunque stiano le cose. Non vi illudete di poter contare sulla nostra collaborazione. Nessuno farà niente per aiutarvi. Tanto peggio. Ne ho abbastanza di chiacchiere e di buone maniere. Ci sono modi più sbrigativi per intendersi. Un contrattempo. Il seguito del nostro incontro è rimandato, ma ci rivedremo presto. Pensateci bene, intanto. Sarebbe un grave errore rovinare la reputazione di Müller e perdere $500,000. Potete telefonarmi a Plaza 1921. Quando arriverà la polizia sarà bene che non lo trovi così. Dovreste dare troppe spiegazioni. Arrivederci. Buonasera, sono il tenente Sheridan, centrale di polizia. Il comandante dello yacht? Sì, sono io. In coperta c'era soltanto un marinaio addormentato e allora noi... Volete accomodarvi nella mia cabina? Sì, grazie. Da questa parte, prego. In ogni caso, lasciate che sia io a decidere. Ah, scusate, tenente. Prego. Il signor Meroff è uno degli ospiti dello yacht. Piacere. E prego. Grazie. Gli altri ospiti sono nel salone. Se volete invitarvi, posso presentarvi. Se no, desidera parlare con loro. Grazie, comandante. La principessa Kandinsky. Diciamo la cap equip dei viaggiatori. Se ho sentito bene, loro sono della polizia. Tenente Sheridan e il sergente Mills. Il motivo di questa visita? Ecco, stiamo ricercando un uomo e pensiamo che sia salito su questo yacht. Si chiama Ayman, Rudolf Ayman. Abbiamo ricevuto una strana visita poco fa. Un uomo che non ci ha detto il nome. Sui 50 anni, bruno, occhi scuri. Ecco appunto, Ayman. Mi dispiace, ma è già andato via. Posso sapere perché è venuto qui? Certamente. Cercavo un nostro amico, il barone Müller.
È giunto con noi in crociera dall'Europa, ma da qualche giorno è sceso a terra e... E non sapete il motivo per cui lo cercava? No, veramente è stato molto laconico. Ha detto affari. Se consentite anche a me una domanda, perché lo state cercando? È stato ucciso un uomo. Ma è lui? Questo Ayman è l'omicida. Forse, Mills. Conoscete quest'uomo? Müller. Il barone Müller. Quell'uomo cercava appunto lui. Ecco, questo è l'uomo assassinato. L'hanno ucciso. Müller. Ecco perché non aveva più dato sue notizie. Come è accaduto? 3 giorni fa, il 29 maggio, a New Park, è stato ritrovato in mezzo a un'aiuola, ucciso con una pugnalata alla schiena. Abbiamo tentato inutilmente di identificarlo. Ma questa fotografia è stata pubblicata da molti giornali e è apparsa anche alla televisione. Abbiamo letto solo qualche giornale e non c'era niente che riguardasse Müller. Non lo conosceva praticamente nessuno qui in America. Come poteva avere dei nemici? È quello che cercheremo di scoprire. E dopo il vostro arrivo qui, si è incontrato con qualcuno? No. No. Non era mai sceso a terra. Durante il viaggio si era prodotta una distorsione, camminava con molta difficoltà. Anche quel giorno io lo consigliai di rimanere a bordo. Ma aveva un appuntamento importante, allora... Un appuntamento? Con chi? Non lo so, non me lo disse. E voi non sapete con chi doveva incontrarsi? No. Ma come fu fissato l'appuntamento? Se Müller non era mai sceso a terra, forse aveva ricevuto delle visite a bordo, oppure aveva incaricato qualcuno... di spedire una lettera oppure di fare una telefonata, non so. Io credo che l'appuntamento fosse stato fissato già prima della partenza dall'Italia. Ah. Durante il viaggio il barone si era fatto confermare più volte il giorno dell'arrivo, appunto perché aveva un appuntamento il 29 di maggio. Dunque quel giorno scese a terra. A che ora? Di preciso non lo so. Lasciai la nave prima di lui. E certamente dopo mezzogiorno, tenente. Io scesi... a quell'ora dallo yacht e lui era ancora a bordo. Dopo mezzogiorno. Ne siete sicuro? Sicurissimo, tenente. Mi chiese delle sigarette. E ne abbiamo una scorta a bordo. E così io pregai Elsa di portargliele. Elsa chi? È una figurinista, viaggia con noi. Ma sì, è qui? Sì, nel salone con gli altri. E volete che vada a chiamarla? No. Meglio che andiamo noi da lei. Sì. Io andai a portare le sigarette al barone Müller. 2 pacchetti di refill. E che ora era, signorina? Poco dopo mezzogiorno. Che importanza può avere tutto questo ormai? Il delitto fu scoperto verso le 3 del pomeriggio e la perizia medica ha stabilito con assoluta certezza che la morte di Müller risaliva ad almeno 3 ore prima. Quindi Müller fu assassinato poco dopo mezzogiorno, mentre era ancora qui, su questo io. Quando la notte discende sulla città.